Buonasera, sono Daniela e siamo oggi con un pittore che si chiama Paolo Boscolo e vogliamo presentare la sua mostra, una mostra personale che presenterà a Bellagio. Dove? Alla Torre delle Arti di Bellagio. E il motivo della scelta di questo posto a Bellagio? Ma è un bel posto, è internazionale e niente, soltanto anche la location è una location antica e mi piace molto, si adatta molto anche ai miei quadri. Che titolo ha la sua mostra? Concetto emozionale. Concetto emozionale significa che riporto su nei miei quadri le mie emozioni. Da un discorso, da un personaggio, da un paesaggio, praticamente quello che mi rimane e quello che mi affascina, io ne faccio una foto che poi è mentale e quando sono da solo davanti alla mia tela riporto ciò che mi è rimasto impresso. Per esempio, la locandina di Bellagio è un omaggio a Bellagio e sono i suoi colori. Potremmo dire che è una mostra per tutti o una mostra un particolare? No, no, per tutti, spero che vengano da bambini agli anziani. Ogni quadro ha un suo titolo e ha una spiegazione. Certo. Penso di fare una parete dedicata anche soltanto agli animali. Faccio volontariato nei canili da 11 anni e due quadri saranno dedicati agli animali, a ciò che loro mi danno, alle emozioni che loro mi trasmettono andando in canile, feste, di tutto, di più. Quindi la mostra sarà suddivisa a seconda delle tematiche. Sì, per esempio farò una sala delle stagioni, molti riprenderanno il cielo e il mare perché sono cose che a me emozionano e il resto venite a vederlo alla mostra. Ma Ecco, da cosa nasce la sua passione per la pittura? fin da bambino mi emoziona vedere i quadri, mi incuriosiscono, mi affascina il mondo dell'arte fin da bambino, quindi. Che materiali usa per i suoi quadri? Sono resine colorate con pigmenti o acrilici su una base di carta, cartoni, stracci incollati su una tela. Quindi non si tratta comunque di quadri tradizionali, hanno comunque dei materiali che sono molto particolari. Da questo si è ispirato a qualcuno in particolare o sono frutto di sperimentazioni sue? Vabbè, mi sono ispirato sicuramente ai più grandi, comunque è un mio percorso di 20 anni, poi lo vedrete il percorso alla mostra, perché porterò quadri di 20 anni fa e quadri che faccio adesso. Qual è il quadro a cui si ritiene più legato? Non ho un quadro a cui sono più legato, tutti comunque escono dal mio studio se ripeto, mi hanno dato un'emozione e l'ho riportata e se io decido che sono riuscito a riportarla in quel quadro. E quindi possiamo dire che, insomma, se vogliamo trasmettere delle emozioni, suscitare delle emozioni, insomma, i visitatori saranno benvenuti in questa mostra. Lo scopo è quello di emozionare. Certo, poi sarò io anche sarò presente alla mostra e chi avrà delle domande o avrà dei dubbi o vorrà delle spiegazioni, ci sarò. Ecco, diciamo che in che giorni ci sarà questa mostra? Dal 20 al 25 luglio, il venerdì e il sabato sono aperti dalle 10 di mattina alle 10 di sera. Per dare anche possibilità alla gente, ho fatto questi 2 giorni lunghi per dare la possibilità alla gente di venire magari anche in orari non lavorativi. Mi diceva che è appunto internazionale, quindi ci sarà anche una persona che comunque parlerà in inglese, potrà spiegare anche in inglese per gli ospiti stranieri. Sì, ho un interprete che spiegherà
persone americane, inglesi, francesi, ciò che io dirò. Sì, sì, un interprete, sì, ci sarà. Beh, insomma, allora vi aspettiamo numerosi a questa mostra. Grazie Paolo. Grazie a voi. Insomma, presto per i tuoi quadri. Grazie.